Allora, mi permetterà una precisazione, non è una procedura di regolarizzazione, è importante precisarlo perché quando si lanciano i messaggi delle regolarizzazioni si lanciano poi messaggi che poi rischiano di essere percepiti in maniera sbagliata e quindi come fattore di incentivazione di questi arrivi irregolari. In realtà lì si tratta proprio di una procedura regolare, quella che noi sosteniamo è che questo governo ha rilanciato con un decreto flussi fatto in tempi che in altre epoche non si sono registrati, cioè quello di aprire dei canali di ingresso regolari, come tutti dicono che sia poi appunto conforme a quelle che sono le esigenze anche delle nostre aziende, della nostra economia. È stata individuata una prima quota di 83.000 quote di ingresso, insomma, tenga presente che questa quota non è stata scelta a caso, è stata fatta attraverso un'istruttoria preliminare che ha previsto anche il confronto con le associazioni di categoria rispetto a quelli che erano gli elementi di rappresentazione di esigenza del nostro mercato del lavoro. Il Click Day ha fatto registrare questo afflusso notevolmente e sensibilmente maggiore. Adesso poi dobbiamo vedere, perché non tutte le istruttorie che vengono presentate possono essere poi foriere di una reale concreta istanza della singola persona, insomma, di poter essere impiegata, ma credo ci siano già dei primi pronunziamenti, ovviamente non spetta al Ministro dell'Interno, ne parleremo in sede collegiale, ci sono già dei primi pronunciamenti anche di colleghi di governo, ministro del lavoro e altro, che insomma se il governo si dovesse registrare che insomma la necessità e l'opportunità di ampliare anche la quota in relazione all'effettività insomma di questa domanda rispetto alla concreta possibilità del mercato del lavoro di poterla assorbire, non ci sono pregiudizi, quindi non è questo. Ma ecco, io voglio precisare che è una cosa diversa rispetto al fenomeno che noi registriamo degli arrivi incontrollati dalla Tunisia e non solo dalla Tunisia. Questi sono canali di flusso regolari che noi vediamo per l'appunto come alternativa, come ecco, il metodo che un governo deve praticare, cioè di gestire e governare i canali di ingresso secondo un confronto anche col mercato del lavoro. Gli arrivi incontrollati sono un problema poi di ingestibilità e di difficoltà di gestione, che quindi proprio per questo deve essere fatta ogni azione per limitarlo.